Ma chiamata alle arti dimostra che la città di Caserta è viva, che il futuro è vero l'intera città, ma soprattutto sono i giovani. I giovani vogliono esprimersi, i giovani hanno tante qualità, sono pieni di iniziative e il comune di Caserta deve essere il collante, deve essere il trampolino di lancio e deve essere quel motore che dà ai giovani la possibilità di esprimere il proprio ego, la propria arte e far sì che questo si tramuti poi anche in occasioni lavorative. In che modo sta lavorando il suo assessorato? Siamo nuovi come assessorato, insomma, assessorato alle politiche giovanili è una cosa nuova, insomma, viene dato a un giovane. L'idea è quella immediatamente di istituire un polo giovani. Avevamo pensato di individuare questa struttura nel piano terra di Palazzo Castropignano, in virtù anche della partenza del wifi per fine anno. Questo porterà sicuramente a una visibilità e un'attrattività ai giovani, quindi un punto di riferimento concreto. Abbinato poi, in quanto anche assessore alle associazioni, a una ristrutturazione dell'albo delle associazione e la creazione di una consulta che insieme ai giovani, attività di associazionismo e giovanili possono mettere a terra una serie di idee e con l'anno nuovo partire con un palinsesto ben dettagliato dove l'amministrazione chiaramente la farà da padrona e sarà il collante di tutto questo motore che stiamo per far nascere.